Bene amici di Tutorial Headphones, oggi siamo qui per fare l'unboxing del range extender o access point o router wireless e della D-Link modello si chiama DIR 809. Questo mi è arrivato su Amazon, l'ho preso a 39 euro, quasi 40 euro per la precisione. E mi è arrivato stamattina alle 12, 12 e mezza circa. L'avevo ordinato ieri sera, scusate, avanti ieri, quindi 2 giorni fa, e mi è arrivato proprio oggi. Sono qui per farvi vedere un po', mostrarvi un po' il contenuto e anche le caratteristiche, perché è un ottimo range extender. Perché ha la particolarità di essere un dual band. Quindi lavora sia a 2,4 GHz che a 5 GHz, lavora a due bande. Ovviamente, come ben sapete, la banda a 5 GHz non è compatibile con tutti i dispositivi, quindi non tutti i device dispongono di Wi-Fi a 5 GHz, però la dispone. Quindi in alternativa c'è anche la 2,4 che è la standard, quindi la troviamo su tutti i device. Qui abbiamo delle piccole caratteristiche: wireless technology, velocità fino a 750 megabit per secondo. Ovviamente questi valori non sono del tutto reali. Dual band technology per incrementare la potenza e ridurre le interferenze, e poi il famoso VPS che serve per connettere velocemente un dispositivo. E sul retro troviamo una serie di altre informazioni specifiche, possibilità di collegarlo tramite porta Ethernet, perché il range extender dispone di 4 porte Ethernet, mentre la porta gialla, che poi vi farò vedere, serve per connettere al router, proprio al vostro modem, per la precisione. Dispone di tutti i protocolli NAT, firewall, DNS dinamico, protocollo UPnP per aprire le porte del router, soprattutto aprire le porte di Mule e WooTorrent. E possibilità ovviamente di impostare il wireless in BGN oppure solo N o solo BG, e poi è anche possibile modificare tutta una serie di parametri che si possono fare ovviamente con il classico modem. Ok, qua troviamo le varie specifiche nelle varie lingue. Qua dice 802 ACBGN, compatibile con velocità, 4 porte Ethernet, supporta la crittografia, doppio firewall attivo, SP e NAT. E qui sotto troviamo invece le informazioni relative al serial number e il MAC address, la versione del firmware e la versione dell'hardware. Ok, possiamo quindi spacchettare il nostro range extender e farvi vedere cosa troviamo nella confezione. Ok, ovviamente troviamo come prima cosa la guida rapida con tutte le informazioni sulla garanzia. Ho trovato anche questa carta che è molto utile soprattutto per segnarvi il vostro nome della rete con la relativa password. Qui troviamo la guida rapida per l'installazione, il dischetto e le informazioni sulla garanzia e quant'altro. Ok, passiamo avanti e abbiamo proprio qui il nostro range extender. Mettiamolo da parte, ve lo farò vedere poi dopo nello specifico. Troviamo poi un cavo Ethernet della lunghezza direi molto piccola, ma non mi servirà perché già ne ho uno di 3 metri. E poi troviamo il nostro alimentatore che è da
5 volts 1 ampere per collegare il nostro ripetitore. Direi non abbiamo nient'altro se non bustine di plastica, direi inutili. Ok, mettiamo da parte il tutto e passiamo al range extender. Eccolo qui. Le antenne sono tre, sono piegabili come in base al vostro segnale, soprattutto in base anche alla vostra posizione del router. Le antenne ovviamente non sono rimovibili, questa è la politica della D-Link, che non è possibile purtroppo rimuovere l'antenna e metterne un'altra più performante, quindi dovrò tenere queste. E questo è il davanti, mentre sul retro troviamo una serie di caratteristiche con il wifi, il Mac, il PIN. E troviamo anche la relativa password. Qui troviamo anche le informazioni su quale indirizzo accedere. In questo caso lui ci dice che è il 192.168.0.1. L'username e la password, ovviamente, la password è vuota, quindi non possiede una password. Potremmo poi modificarla entrando nel pannello di gestione del router. Allora, sul retro, qui è la parte più importante. Sul retro troviamo quattro porte Ethernet per collegare i PC, quindi i computer. Qua troviamo la porta che si chiama Internet ed è gialla. Questa serve per collegarlo dovremmo collegare una porta sul modem, sul router, su cui c'è la connessione Internet, e un altro bisogna collegarla proprio su questa porta. Una volta che viene collegato, automaticamente tramite il wifi estende il segnale e avremo una connessione sicura e più potente, anche perché questo si occupa di estendere la copertura del segnale wifi che attualmente si ha. Qui c'è la porta per l'ingresso per l'alimentatore da 5 volts 1 ampere, e questo è il tasto per associare un dispositivo tramite il VPS. Tenendo premuto questo pulsante per un paio di secondi è possibile effettuare un reset del router. Quindi, se per caso vi dà dei problemi, tenetelo premuto per un 5-10 secondi e il router si riavvierà. Alle impostazioni ovviamente di fabbrica, quindi tutto quello che voi avevate impostato su questo router verrà perso una volta che avete resettato il modem, il router. Ok, direi che questo è il range extender. L'ho trovato molto interessante, soprattutto perché nelle recensioni di Amazon ne hanno parlato abbastanza bene. Sì, c'è stata qualche commento negativo, ma comunque sia nella maggior parte dei commenti ho letto le recensioni ed erano, diciamo, positive, molte positive, quindi sono stato ero indeciso per l'acquisto, però poi l'ho fatto e l'ho comprato. Vedrò poi in seguito come sarà, se è veramente potente come dice proprio la D-Link, oppure sarà una solita bufala. Comunque lo proverò e nel tal caso vi farò sapere. Per questo video è tutto, spero di esservi stato utile con questo video. Per qualsiasi informazione sul prodotto vi lascerò ovviamente in descrizione sia il sito del produttore che il sito di Amazon su cui l'ho acquistato, ed eventualmente se volete farci un pensiero lo prendete anche voi. Perché? E questo range extender, oltre a fare da range extender, permette di fare da access point e permette di fare anche da router. Ovviamente questo router non ha la funzione di modem, quindi se voi non avete un modem e acquistate solo questo, non avrete mai la connessione internet. Dovrete acquistare un modem separatamente e più questo per aumentare il vostro segnale wifi. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video.